Buongiorno ragazzi, episodio 114 di Diventerò Milionario on the road. Io sono Giacomo e diventerò milionario in 8 anni. Possiamo iniziare a dire 7 e mezzo a breve, ma passeremo dall'8 al 7 per comodità. Ore 8:42 di un giovedì 23 gennaio. Dai, non dovrei aver sbagliato di molto. 23, sì, perfetto, spettacolo. E oggi parliamo di un argomento inerente al blog e alla gestione del blog. Prima faccio il solito segmentino per salvare, per controllare che tutto funzioni. Tra l'altro mi sono infastidito da solo nel dire segmentino, perché i diminutivi non si possono proprio sentire. Tipo stamattina ho letto una frase che conteneva il termine "ti devo dare qualche eurino" e veramente, cioè, il fastidio cresce in maniera esponenziale, quindi scusate il diminutivo. Ho fatto un segmento, ora ne faccio un altro. Allora, l'ultimo articolo che ho fatto ho messo all'interno chiaramente dei link affiliati su Amazon e e quindi ho detto vabbè, lo faccio tranquillamente, nel senso, anche perché con il plugin di, c'è un plugin sul browser che tu vai in una pagina prodotto, se sei loggato ti genera già il link, quindi tu devi fare clic, copi il link, lo incolli sul link e boh, quello è il tuo link affiliato. E scusate, ma sta tosse insopportabile. L'ho fatto, poi ho detto effettivamente non ho mai fatto nessun tipo di disclaimer su link affiliati, non affiliati, sul blog, eccetera eccetera, quindi andrà fatto un articolo a riguardo, probabilmente sarà il prossimo articolo, ma volevo anticiparlo via podcast perché mi sembra non giusto ma onesto specificare il tutto. Allora, cosa sono i link affiliati? Tutti lo sapranno di sicuro. Sono dei link dove se tu clicchi vai dal mio blog Amazon, se fai un acquisto entro 24 ore mi pare da quando hai cliccato su quel link, a me vengono corrisposte delle commissione che varia in percentuale rispetto alla tipologia di prodotto e anche se è il prodotto che da cui tu sei arrivato dal mio link. Tipo io consiglio un libro, se tu vai su Amazon e prendi quel libro mi arriva una percentuale, mi pare sia il 10%, mentre se tu vai su Amazon tramite quel link poi ti metti a navigare e compri un paio di ciabatte che non sono il prodotto che ho sponsorizzato io, però ci sei arrivato su Amazon tramite il mio link, comunque a me viene corrisposta una percentuale, ma infima, non so, 5% anche meno. Quindi se io ti mando su Amazon e tu compri entro 24 ore, mi pare 24-48 ore, comunque tant'è, da quando è cliccato a me arriva una fee, diciamo, una, non so come si può dire, una, beh, mi viene corrisposto un compenso, ecco, da parte di Amazon. E perché non dovrei farlo? Nel senso, da come si viene scritto nel blog, tipo guardate questi link sono tutti affiliati, quindi sì, voi cliccate e mi arrivano dei soldi se doveste comprare. Mi sembra quasi di fare qualcosa di sporco, di nascosto nel dire guarda che è un link affiliato, però non è che sto rubando niente a voi, non è che a voi il prodotto costa il 10% in più e a me arriva il 10%, quindi non vedo veramente niente di male in tutto ciò. È la classica situazione win-win dove io scrivo qualcosa, vi consiglio quello che effettivamente uso e boh, poi se voi andate là e lo comprate tramite il mio link perché avete trovato che la descrizione che ho fatto rispecchia le vostre esigenze, vi è piaciuta eccetera, volete provarlo, potete andare là e farlo. È una specie di ricompensa per il contenuto scritto e che secondo me ci sta, quindi secondo me è una cosa, cioè ci guadagnano tutti alla fine. Chiaro che sarebbe una porcata se iniziasse a dire allora ragazzi perché ovviamente esiste per tutte le cose, soprattutto per le carte ricaricabili, se voi leggete le recensioni delle carte ricaricabili i link affiliati di quel tipo sono molto più
ricompensanti, diciamo, cioè se tu fai, ti scrivi a Hype o Revolut eccetera, ti vengono corrisposti anche 5-10 euro per ogni persona che si iscrive e che fa un versamento su quella carta. Quindi se io dovessi iniziare a recensire quel tipo di carta, magari faccio un articolo per Hype, un articolo per Revolut, un articolo per Stigazzi, e là inizio a essere, cioè, inizio a essere vivo per vivere di affiliazioni. Quindi anche no, anche perché non è che posso provarle in maniera approfondita, posso provarne una, cioè la compro, la uso un anno e dopo faccio una recensione, ma se inizio a provarle una, due, tre, quattro, cinque, così per il gusto di dire ho fatto dei link affiliati, speriamo che la gente li utilizzi, bah, secondo me si percepisce che gli articoli che scrivo non sono scritti diciamo col cuore, con sentimento, ma sono scritti solo per vendere. Quindi questa è una cosa che non farò. Ugualmente, giusto per dire che le cose le faccio anche senza ricompense, tutti i post che ho fatto su Fineco, sulla vendita di ETF eccetera eccetera, quelli non sono affiliati, cioè tutti i link che vanno a Fineco non hanno affiliazioni al momento. Cioè mi è venuto il dubbio perché tra l'altro sono gli articoli più letti quelli su Fineco, sulla vendita di ETF eccetera, e al momento Fineco non permette affiliazioni, quindi se volessi vivere di quelle sarei stato uno stronzo a dire faccio articoli su Fineco, che poi tra l'altro, appunto, come ho detto prima, sono i più seguiti, e non avendo nessun ritorno, perché non so adesso, non ho idea di quante persone o se qualcuno ci sia iscritto a Fineco a seguito della lettura di un mio post. Comunque sarebbe stato sicuramente molto un bel guadagno per me, perché solitamente le banche eccetera, soprattutto quelle che fanno trading, danno delle buone ricompense di affiliazione. Comunque, appunto, questi Fineco non ne ha al momento, non so se ne attiverà mai, l'ho da 3 anni mi pare, sì, 3 anni, non ha mai fatto nulla di utile se non qualcosa con dei conti in Inghilterra, quindi niente di fattibile per me. E quindi tant'è. Tipo eToro ha una sezione di affiliazione, volevo fare una recensione di eToro, però no, perché ho detto lo comparo a Fineco e vedo cosa tenere tra i due, però non mi ispira ancora molto, quindi non è che mi metto a fare anche lì una recensione solo per avere i link affiliati. Quindi non lo so, cioè, se faccio un articolo non specifico che ci sono dentro dei link affiliati, possono esserci, possono non esserci, non mi metto là a specificarlo. La cosa che importa è che a me non costa di più. Se devo riavere indietro 20, 30, 50 centesimi perché voi avete cliccato, sinceramente più del guadagno reale di denaro mi fa piacere, che comunque mi fa piacere, mi interessa sapere il fatto che avete letto un articolo, avete cliccato sul link e avete trovato quindi interessante quello che ho detto, utile la recensione, e poi avete comprato anche voi il prodotto. Quindi mi fa sentire più bene, fa sentire meglio il fatto di avervi aiutato in questo senso che il fatto di aver guadagnato vendendovi qualcosa, anche perché appunto in questo periodo l'interesse è più che altro cercare di aggiustare il tiro su come strutturare gli articoli, gli argomenti eccetera, per rendere il tutto più interessante. Questo è un indicatore, diciamo, di come stanno andando le cose, non per i soldi ma per capire appunto se gli articoli effettivamente interessano o no, se la gente arriva fino in fondo o no, se se ne va via eccetera. Un indicatore un po' più base, però più veloce, di studiarci le analytics, cosa che non so fare, probabilmente non imparerò mai a fare e che dovrò pagare qualcuno per fare. Quindi questo è quanto. Tirando le somme, link affiliati ci possono essere, ci possono non essere sul blog, non starò a specificarlo e basta. Cioè, comunque sappiate che a voi non costano niente. Se volete capire cos'è un link affiliato, cioè com'è strutturato, basta che cliccate su un link apriamo un'altra parentesi: se voi andate sul mio blog, cliccate sul link di un libro, poi andate su un altro blog, cliccate sul link che va a Amazon, 99%, a meno che la persona non sia stupida, è un link affiliato. E quindi il mio cookie di affiliazione viene cancellato da quest'altro link, quindi
vale l'ultimo click su Amazon che avete fatto, quindi non è che se cliccate il mio e quello di un altro vengono pagati entrambi, viene pagato solo l'ultimo click fatto. Poi un'altra cosa interessante che probabilmente non si sa è che dopo 6 mesi da quando si è attivato l'account affiliazione su Amazon, se non vengono fatte vendite tramite appunto il sito, il blog, l'account viene disattivato e deve essere riattivato con un altro ID affiliato. Quindi è successo un paio di volte, poi per culo l'anno scorso ho fatto una vendita di un libro tramite un link, sto anno, nei mesi scorsi ho già fatto un'altra vendita, quindi per ora siamo, cioè in teoria siamo paraculati perché vendita nei 6 mesi l'abbiamo fatta, adesso dovremmo mantenere quel link affiliato. Dicevo che per vedere se un sito vi manda a un altro sito con link affiliato basta vedere l'URL su cui andate, l'URL è l'indirizzo, perché ad esempio se voi andate su Amazon, cliccate sul link, probabilmente il link sarà compresso, quindi sarà incomprensibile, sarà tipo amz.to o una cosa del genere, slash una serie di numeri e lettere che non si capiscono, però quando lo cliccate l'URL viene esploso e arrivate su Amazon con l'URL completo. Là dovete vedere, tipo nel mio caso il mio link affiliato è diventerò milionar meno 21, mi par di capire che tutti i link affiliati d'Italia finiscano con meno 21, quindi se voi cliccate un link, arrivate su Amazon e vedete che nella barra verso la fine c'è scritto un tipo sito meno 21 o sticazzi meno 21, sappiate che è un link affiliato. Così come se andate su qualsiasi altro sito e vedete che alla fine dell'indirizzo c'è un punto di domanda ID affiliato uguale qualcosa o qualche carattere strano, sappiate che è un link affiliato in sostanza. L'unico modo per non andare tramite link affiliato è trovare, tipo vi sponsorizzo un prodotto, un libro ad esempio, voi tirate sul titolo, andate su Amazon per i fatti vostri, cioè digitando www.amazon.it, cercate il libro e lo comprate. Questo così sicuramente non mi date i soldi, probabilmente date i soldi a qualcun altro perché magari un'ora prima siete andati su Amazon tramite un link affiliato di quella persona, quindi non li avete dati a me ma li avete dati a qualcun altro. In sostanza devo trovare delle statistiche perché possono essere interessanti, ma secondo me il 90% degli acquisti su Amazon sono tramite affiliazione, che si voglia o che non si voglia fare, quindi tanto vale farlo tramite affiliazione di un contenuto che vi interessa, poi insomma ognuno è libero di fare quello che vuole, però insomma tant'è. Questo era un po' quello che volevo dire, e se sapete che se comprate tramite il link ben venga, se no comunque volentieri se mi mandate una mail con consigli, suggerimenti, critiche, anche perché no, fa sempre comodo, fa sempre piacere. Se votate il podcast ancora meglio, proprio quello sarebbe il top perché sarebbe la prima recensione, quindi sarebbe da far festa, e basta. Vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani mattina. Se volete anche dirmi cosa ne pensate sui link affiliati, se li usate, se non li usate, se non ci credete, se preferite che per ogni link specifichi se sia affiliato o no, cosa che non farò perché non ho voglia di farlo, però in generale ditemi la vostra. Buona giornata!